What a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su The Last of Us parte 2. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori. Dopo che la volta scorsa alla fine siamo riusciti appunto a raggiungere la benedetta isola delle Iene, su cui purtroppo Lev ha deciso di tornare per a quanto pare riuscire a salvare sua madre. Fatto sta che la situazione non è affatto piacevole, in quanto alla fine Isaac ha comunque deciso di mettere in atto il suo piano di sterminio, perché fondamentalmente questo ragazzi vuole eliminare la minaccia alla fonte, quindi far fuori praticamente tutte quante le Iene barra Serafiti. Fatto sta che ovviamente noi non ci dobbiamo far scoprire, non siamo ancora riusciti a raggiungere sta benedetta casa, non so, questo benedetto posto dov'è la madre di Lev e Yara. Vediamo se quest'oggi ci riusciamo. Quindi l'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati qui dopo aver appunto visto che le barche controllate dal, insomma, dagli scagnozzi di Isaac si stavano appunto dirigendo verso l'isola. È un dono. Ora sono nel nostro territorio. Diamo loro quel che meritano. Sopravviveremo grazie al suo amore. Sicuramente, certo, voi intanto andate, che noi continuiamo per la nostra strada. Purtroppo, come sempre, ragazzi, ammunizioni non sono messa benissimo, non mi stupisce. Andiamo dal capanno più avanti. Ok, però è ancora lunga, Dove stavano portando i bambini? Abbiamo rifugio ovunque. Se le cose si mettono male, li evacuiamo dall'isola. Ok. Bene. Eravamo pronti a questo giorno. Ah. Cioè più o meno già se l'aspettavano una cosa del genere, quindi avevano preparato evidentemente ragazzi tipo dei piani di evacuazioni o robe simili. Va bene, vediamo di procedere perché la cosa si sta facendo veramente lunga. Cioè tutta la parte di Abby, come vi dicevo la volta scorsa, mi ha fatto quasi completamente scordare tutto quello che stavamo facendo con Ellie e tutto il resto. Però penso sia fatto volutamente anche questo ragazzi. Cosa sono tutte queste cose appese? Leggiamo. Oracolo, ascolta la mia preghiera. Moira era una guerriera forte e coraggiosa prima di assistere al massacro di suo marito Harry e della sua pattuglia per mano dei lupi. Ora si sveglia urlando e si spaventa al minimo rumore. Ci stiamo occupando di lei come farebbe Henry per onorare il suo martirio, ma non è sufficiente. Ti prego, dona a Moira la forza di ritrovare lo spirito di un tempo. Questi ragazzi sono tutti ovviamente, secondo me, cose a cui hanno pensato quelli della Naughty Dog per cercare di farti capire che alla fine fazione, non fazione, siamo tutti esseri umani. Loro sono tutti esseri umani che purtroppo in un modo o nell'altro hanno vissuto gli stessi orrori. È così che funziona. Allora, medikit al massimo, a salute sono messa bene, la salute è piena, quindi qua diciamo che lasciano le loro preghiere fondamentalmente. E vabbè, si hanno intagliato anche varie statuine dedicate a questa tizia. Ti prego, proteggilo. Ok, ha lasciato anche lei qui la sua preghiera. Direi che possiamo continuare e davvero cercare di avanzare, di raggiungere sto benedetto posto. Anche perché la situazione a breve si metterà molto molto male. Già attualmente è abbastanza concitata la cosa. Allora, cosa abbiamo qua? Pistola caccia, straccetto, esplosivo, foglietto che ci racconta, vediamo un pochettino. Siamo creature imperfette e imperfetti ci mostriamo al suo sguardo. Questo dicono le scritture, questo dicono gli anziani. Metalli sulle guance bruciano ancora a 2 settimane dalla cerimonia. Eva mi ha detto che per lei è lo stesso, ma mi ha consigliato di non mostrarmi debole al cospetto degli anziani. Sorpresa notturna. Eva è sgattaiolata via per venirmi a trovare alla conceria mentre facevo le pulizie. Stanotte lei e la sua brigata partiranno verso il territorio dei lupi. Si vedeva che aveva paura. Abbiamo fissato il fuoco in silenzio. Mi ha chiesto se avessi una promessa di matrimonio. Prima che potessi rispondere, mi ha baciato sulla guancia ed è scappata nel bosco. In quell'istante ho dimenticato dove fossi e quali problemi mi assillavano. La brigata di Eva non è ancora tornata. Ho fatto un salto alla mensa comune di Heaven per calmarmi, ma non è servito a molto. C'era troppo silenzio, se si esclude il consueto sermone dell'anziano Duncan, ma anche quello suonava diverso. Diceva: è vero che l'oracolo ci guida nella lotta ai demoni per ridare l'equilibrio al mondo, ma non è detto che la purificazione avvenga nel corso della nostra vita. È una lotta eterna. Avrò molto a cui pensare stanotte. E così vedete ragazzi, questo è un tema che comunque torna sempre, l'umanità
delle persone che hanno vissuto in un modo o nell'altro le varie situazioni con le loro debolezze. E così, insomma, pillolette e alcol. Vediamo, medikit al massimo. Ci saranno altre cose, niente, roba per balestra al massimo. Qua c'è un banco da lavoro addirittura. E qua ci sono altre robe. Pistola da caccia, lanciafiamme e ingranaggetti. Allora, vediamo un pochettino se possiamo migliorare qualcosa, ragazzi. Ho la bellezza di 239 ingranaggetti. Allora, per quanto riguarda, ragazzi, la pistola da caccia, direi che per 80 aumento del 25% i danni, perché comunque è una buona arma che può essere letale. Quindi aumentandone i danni è probabile che aumentiamo questo fattore qua. Dopodiché, per quanto riguarda invece il fucile semiautomatico, non gli ho migliorato ancora nulla fino ad ora. Soltanto, vabbè, gli avevo messo soltanto il fuoco a raffica. Per 50 ne aumento del 35% la stabilità, che comunque è importante, quindi permette di far sì che i colpi arrivino quasi più sicuramente a segno. E direi che per quanto riguarda il fucile, ragazzi, pago assolutamente 40 ingranaggetti per migliorare il 35% la velocità di ricarica, che sembra una cosa da poco, ma in realtà è una cosa importante, un fattore che può essere decisivo in certi momenti, quando magari hai fretta di ricaricare e quella differenza, insomma quel secondo magari differenza è importante. Quindi direi che, ragazzi, siamo a posto così. Me ne sono rimasti 69, però almeno abbiamo migliorato un pochettino il nostro arsenale. Quindi direi che possiamo andare, Yara. Faccio strada io? Il nostro villaggio è dall'altra parte dei campi. Perfetto. Ok. Temo che comunque, ragazzi, incontreremo altri ostacoli prima di riuscire ad arrivare lì. Ecco qua. Eccala. Cioè, non ho manco fatto in tempo a finire di dirlo. Aspetta, dove? Dove? Che torre? Non ho capito. Ah, quella torre. Wow. Prosegui di là. Dovremo evitare comunque i nostri cari amici. Questo è poco ma sicuro. Quindi mi sa che comunque mi toccherà, ragazzi, prendere una strada un pochettino più lunga, temo. Quindi vediamo di fare il giro di qua. E dovrò passare sicuramente dentro quella casa. Allora, ragazzi, cerchiamo di avvicinarci. Ormai qua dentro dovrebbe essere rimasto solo questo tizio che... Però potrebbe vederci se non fossi troppo cauta, quindi... Oddio, ne sta tornando un altro. Niente, mi toccherà entrare per forza da qui, ragazzi, però temo che di là appunto ne stia arrivando un altro, quindi ci vedrà tranquillamente se non stiamo nascosti. Quindi vediamo di stare qua dentro. Quando poi questo tizio tornerà lo afferrerò e lo ucciderò, sperando che nessun altro ci noti, ovviamente. Quindi vediamo di approfittare, ragazzi, di questa occasione. Zitto un po', mannaggia. Non facciamo cavolate adesso. Ok. Dai, buono. Posso ricaricare questa? No. Abbiamo i colpi al massimo. Vediamo se qua dentro c'è qualcosa. Ok, alcol, straccette al massimo. Niente. Tra l'altro mi avete suggerito una cosa importante, ragazzi. Non devo dimenticare di avere la balestra, che comunque può permettermi di fare uccisioni relativamente silenziose. Questa è una cosa importante. Colpi pistola e colpi per fucile semiautomatico. Perfetto. Quindi lo devo tenere a mente, ragazzi. Oddio. Qua c'è un tizio che adesso mi vedrà se non faccio... Ok, attenzione, ammazziamolo, ragazzi, approfittiamo assolutamente. Qui in mezzo ai campi, caro, proprio qua in mezzo all'erbalta, perfetto. Ok, non prendo questo martello, ragazzi, perché ne ho uno veramente identico. E quindi dobbiamo andare verso la torre è di qua. Però qua in giro ci sono ancora tante belle personcine pronte ad aspettarci. Quindi vediamo un attimino se si muovono tutti. Questa mi sa proprio che non si muove, ragazzi. È lì imbambolata, però, cioè, se parto da qui mi vede tale e quale. Solo che lì di fronte c'è un altro, è un altro ancora più giù, e un altro ancora più giù. Cioè, che cacchio di giro devo fare? Che perché qui erba alta, ragazzi, non ce n'è, quindi mi scopriranno tale e quale. Quindi devo cercare di passare da qui in mezzo quando quelli si spostano, perché sennò non vedo altra alternativa, Quindi restiamo sempre qua. I lupi non possono essersi spinti fino a qui. Oddio, eccolo un altro. Che lei ci protegga. Sì, certo. Lei ci proteggerà. Almeno lo spero che mi protegga le chiappe, ragazzi. Vediamo se riesco a fare un'altra uccisione senza farmi vedere. Qua c'è la staccionata. Niente, si sta allontanando, va bene.
Cerchiamo di concentrarci di qua, ragazzi. Se riesco. Ho un bruttissimo presentimento, ragazzi. Non ci sono tante coperture qua intorno, eh. Non vorrei dire, ma è comunque rischioso. Vediamo. Zitti. Ok, terza uccisione consecutiva. Prenderò questa arma da mischia. Perfetto, mi infilo qui nell'erba alta. Sì, lo vedo. L'importante è che si spostino. Almeno ci danno un attimo una possibilità di muoverci. Per cui, se sto attenta, riuscirò a fare la mia quarta uccisione silenziosa di fila. Crociamo le dita, ragazzi. La vedo comunque brutta e difficile la situazione. Oddio, sta già tornando. Che... allora, la tizia è sempre lì. Più avanti ce n'è uno che è girato proprio di qua. Niente, dovrò aspettare che si muova di nuovo. Ok, è entrata dentro. Approfittiamo, ragazzi, approfittiamo. Oddio, no. Chi mi sta a vedere? Intanto prendo queste. Oddio. Bonnie, approfittiamo, ragazzi. Zitta. Perfetto, signore, mi sto stupendo di me stessa quest'oggi. Se dovesse piovere sappiamo cosa è successo. Giocherina è riuscita a fare una, insomma, una missione stealth senza combinare casini. Quindi pillole. Colpi per fucile. Mi esporrei adesso, il tizio si sta muovendo. Però approfittiamo. Ok, colpi per fucile, esplosivo al massimo. Va bene, è che la tizia è sempre lì comunque. Quindi devo vedere se riesco a trovare un'altra uscita da qua dietro. Ma non credo, quindi forse devo cercare... Oddio! Forse devo cercare di fare il giro da qua dietro. Sempre se non mi vede qualcuno. Mannaggia la miseria. Ok, approfittiamo, si è girata. Vediamo se posso... no, non posso fare il giro da qua. Bastardi! Mi costringono a passare da davanti. Che pezzetti di sterco che siete, eh? Ve la siete preparata proprio a puntino. Grazie, grazie per mettere il videogiocatore nella cacca pupù. Io non so se quella tipa ci vedrebbe, perché la vedo un po' distante. Però il dubbietto mi viene. Quindi vabbè, aspettiamo che questo tizio si giri. Vediamo un po' se abbiamo fortuna, ragazzi. Anche se temo che... la fortuna prima o poi mi abbandonerà, ma spero di no. Voglio cercare di continuare ad essere... oh shit. Voglio cercare di essere positiva per quanto possibile. Restiamo un attimo nascoste qua, che siamo visivamente, ragazzi, visibili, ne sono sicura. Ma questi comunque non pare che non ci abbiano visto. Allora, se il tizio continua a rimanere girato, e spero di poter approfittare per ammazzare quest'altro bastardo, o se no direttamente faccio questo. No, me la son giocata proprio di merda, ragazzi. Ma proprio male. Mannaggia, cioè mi sono giocata tutto di merda mo per questa fughetta qua del cavolo. Non ci posso credere. Non ci posso credere, ragazzi. Cioè, stava andando tutto così meravigliosamente. Speravo che non mi vedessero. Sinceramente, speravo che non mi vedessero. Ok. E niente, non potevo completarla perfettamente al 100%, ragazzi. Sarebbe stato chiedere troppo, evidentemente. Mi sa proprio di sì. Allora, non lo so dove sto andando, ma io vado. Vado, Yara, se vuoi venirmi dietro, perfetto. Ma dove stiamo andando di preciso? Vabbè, mo suppongo di doverli ammazzare tutti, temo. Ah, Yara sta aprendo una strada, ragazzi. Sta aprendo una strada di là, perfetto. Ok, allora direi di andare, va. Ho già sprecato abbastanza colpi. Fino a mo me l'ero cavata alla grande. E poi puff, sogno svanito. Va bene, dai. Va bene, dai. Cioè, non è andata troppo male. Dai, non è andata troppo male. E qui ce l'abbiamo fatta? Fa male. Che comunque, ragazzi, è vero. Poi uno dice braccio amputato. Però il pericolo dopo non è che passa, eh. Cioè, se non ci si sta attenti, poi si infetta e poi te giochi pure il resto. Allora, perfetto, barretta medikit. Niente, cos'è? Tardi al massimo. Vediamo se di qua c'è qualcos'altro. È la madonna. Allora, pillolette. Forbicine al massimo, straccetti al massimo. Però abbiamo la bellezza di 116 integratori in questo caso, ragazzi. Io direi che spendo 40 pillolette per ampliare ulteriormente il raggio della nostra modalità di ascolto. Quindi il nostro senso del ragno in pratica. E ragazzi, visto che ci siamo, approfitterò. Io volevo raggiungere questo principalmente. Quindi userò 50 pillolette per incrementare del 25% la mia energia. Perfetto, quindi questo, ragazzi, è veramente un bel risultato. Devo dire che sono
alquanto soddisfatta dei potenziamenti di oggi. Allora, nel frattempo però mi posso creare un altro medikit e quindi prenderò straccetto e forbicine al massimo. Che ci faccio con le forbicine? Pugnali per due. Non so se incontreremo a breve degli infetti. Ragazzi, vabbè, dai, mettengo le cose così. E quindi niente, andiamo allora. Fai strada, Yara. Spero di non incontrare altri rompimaroni. Fino a dove dobbiamo arrivare, perché veramente ne ho le tasche piene, diciamo così, di questa situazione. Oh, guarda, sono pecore queste. Amore, quanto sono belle. Dove? Ah, ci siamo, ci siamo. Oh, finalmente, ragazzi, miracolo, ce l'abbiamo fatta. Eccomi, aspetta. E fammi aprire a me, va. Cosa troveremo? Qualcosa che non ci piacerà? Ho cercato di farle capire, ma lei continuava a urlare. Ha cominciato a inseguirmi. Ho provato a fermarla. Volevo solo spingerla via. E ha urtato il tavolo. Ascolta, Yara, tu stavi solo cercando di difenderti. Non hai fatto niente di male. Mamma mia, ragazzi. Andrà tutto bene, te lo prometto. Niente, cioè comunque la madre, comunque è tornato il figlio. Sì. E comunque è inveito contro di lui. Cioè, raga, ma è assurdo. Vedete quando il fanatismo porta a certi estremi. Cioè, come si deve sentire sto ragazzo? Poverino, dai. Andiamo. Cioè, quella che è tua madre, cavolo. Cioè, ti dovrebbe amare sopra ogni cosa. Ecco. Nonostante tutto, Yara, cioè. Io non avrei dovuto, ma tutto bene. È terribile, ragazzi. Veramente agghiacciante questa cosa. E purtroppo sono situazioni che sono potenzialmente reali. È terrificante. Boh, quindi dobbiamo scappare. Per fortuna siamo riusciti a recuperare Lev, ma. Beh, no, direi di sì, come no? Alla battaglia. E quindi che facciamo? Comunque. Che facciamo? Ci sono molte barche a Eden. Pensavo proprio a questo. Ne troviamo un'altra? Niente strade principali. È lontana Eden. Sì, ma è la soluzione. Che culo! Un altro posto lontano, minchia, probabilmente dall'altra parte dell'isola di nuovo. Mannaggia la pupazza, mannaggia, regà. Quindi chissà che altro ci toccherà incrociare. Ah, che brutto, ragazzi. Cioè, che situazioni veramente mi fanno stare male. Sì. Speriamo di non incrociarne altri, perché è sempre un grosso problema. Vai, Lev. Ti guardo le spalle. Aspetta, però, qua dentro c'è qualcosa. O già ci siamo stati qua. Ah, alcol, esplosivo al massimo, dardi al massimo. Niente, devo imparare a usare più la balestra, ragazzi. Pillolette, ingranaggetti, medikit al massimo, va bene. Ho preso tutto quello che potevo prendere, arrivo, ragazzi. Abbiate un attimo di pazienza, scusate. Vai, fammi strada. Bene, sono solo stanca. Yara, mamma credeva con tutto il cuore. Lo so. Allora, perché è andata così? La fede non rende immortali. La vita è segnata da perdite. Lei ci guida. Ah, mamma mia. Mamma mia, va bene. Oh, oh. In fondo alla strada. Brutto, brutto, brutto. Un altro massacro, tanto per cambiare, ragazzi. Dentro. Come se non ce ne fossero stati già abbastanza. Mamma mia. Allora, qua c'è qualcosa, sembrerebbe proprio di no. Vado io, è una van scoperta. Speriamo, abbiamo fatto la mia. Qual è il piano? Andiamo alla capitale, prendi la tua squadra e lasci presso le cattoliche. Ok. Niente, stanno facendo proprio piazza pulita, ragazzi, i lupi, eh. Mamma mia.
Allora, di qua che altro c'è? Straccetto, esplosivo al massimo. Sotto la porta, presto. Sì, adesso arrivo. Fammi vedere. Straccetto, fammi vedere se c'è qualcos'altro. No, qua non c'è più niente. Vado. Passiamo da qui. Quelle persone hanno bisogno d'aiuto. Non possiamo fare niente. Lo so. Stammi vicino. Ok. Purtroppo l'esito di tutto questo non dipende da noi. Non possiamo restare qui. Mamma mia, vere e proprie esecuzioni, ragazzi. Abby. Andiamo. Sì. Mi seguo a ruota. Oddio, restiamo nascosti. Non vorremmo farci scoprire adesso. Gli hanno approfittato, sì. Hanno approfittato, li hanno colti di sorpresa, quindi è molto più semplice agire. C'è un modo per evitarli. Sì, proviamo a cambiare strada. Ok, dobbiamo sempre cercare di cambiare strada. Che palle, non è mai facile. Il vicolo dall'altra parte. Non è mai facile, aspettate, fatemi controllare. Colpi per fucile. Prendili però, Abby. Oh. Dai, cioè, così complicato. Ti devi per forza accucciare, mannaggia la miseria. Andiamo. Temo che non sarà così facile, ragazzi. Fino ad ora è stato facile, ma... Cioè, intendo adesso, adesso che abbiamo trovato Lev. Temo che non sarà così semplice arrivare dove dobbiamo arrivare. Arrivo. Ci penso io, come sempre. Coraggio. I lupi sono ancora qui. Non lo so. Penso proprio di sì. Figurati, cioè, comunque qui c'erano un bel po' di persone, da quello che aveva detto Yara. Quindi ne avranno per un po', temo. Yara. Che succede? Ah, ok, le sta dando una mano per uscire. Va bene, qua tanto non c'è nulla. Vai prima tu, vado io. Opla. Di qua. Ne ho uno. Oh! Yara! Abby! Ah! Yara! Porca vacca, le ha sparato, non mi dirlo! Yara, ti prego! Lev, dobbiamo andare. No! Vedo qualcuno! Non posso lasciarla qui! Indietro! Gettala, subito! Porca troia! Abby, ho detto indietro! State fermi! Isaac. Che diavolo stai facendo? Devi starmi a sentire. Chi è quello lì dietro? Gli devo la vita. Togliti, con te faremo i conti a casa. Non è dei loro, ti prego. Abby, spostati. Cristo, è solo un bambino. Ti do 3 secondi per allontanarti da quella iena. Uno. Vuoi spararmi? 2. Non mi sposto, cazzo. E... No! Ma che cazzo? Sparale! Mamma santa, regà! Io ho ripreso a respirare adesso, che cavolo! Lev, dobbiamo andare. È morta. Oh mio Dio, è morta. Lev, andiamo. Quella era la tua gente. Sei tu, la mia gente. Ascolta. Dobbiamo batterci per uscire da qui. Ho bisogno che tu mi porti a quelle barche. Nessuno ci deve fermare, ok? Ok, seguimi. Mamma mia, raga. Cioè, tutto quello che abbiamo fatto per salvarle la vita alla fine è stato inutile, perché è stata ammazzata. Lei però ha sparato ad Isaac, ma chissà se l'ha ammazzato.
ci ha salvato di nuovo la vita. Prendiamo tutto, tutti questi ingranaggi, alcol, esplosivo al massimo. Raga, cioè vedete, alla fine comunque queste cose sono coinvolgenti a prescindere. Mo a prescindere da Abby, veramente io mi sto dissociando un pochettino, no? Da Abby, da quello che ha fatto, eccetera. Sono proprio queste situazioni che alla fine ti coinvolgono, perché se tu ti medesimi, cioè è comunque un fratello che adesso ha visto la sorella morire. Cioè sono cose che comunque fa male, ragazzi. C'è poco da fare. Ok, colpi per fucile, ci piacciono. Dateceli tutti. Posso ricaricare? No, più di così non posso. E quindi è triste, ragazzi. È triste. Tutto sempre perché cosa? Per la stupida convinzione dell'essere umano che deve primeggiare su altri esseri umani. Alla fine ruota sempre tutto attorno all'egoismo e all'egocentrismo dell'essere umano. Ci sta poco da fare. Ovviamente poi ci danno pure la caccia. Oh cazzo. Non pensavo, cioè non pensavo che mi scoprissero così. Aspetta però, aspetta un attimo. Guarda, facciamo così, ragazzi, eh? Che dite? Saltato in aria qualcuno? Spero di sì, sinceramente. Mannaggia, ho sprecato pure due colpi, porca paletta. Ok, sono riuscito a fare un headshot per grazia divina. Oh, porca vacca, non c'ho più colpi. Ok, tra l'altro sì, mi avevate suggerito anche questo, ragazzi. Tasto R1 per cambiare arma appunto velocemente. Che succede? Oddio. Sta correndo. Da dove è uscita questa? Oh. E mori, mamma santa, che palle. Mo' me dovete far sprecare tutti i miei colpi, no? Oddio. Oh, ciao, shit. Ecco fatto. Mo scusa, mi sei venuta addosso. Ma sta morendo. Minchia, com'è realistica sta roba, raga. Ok, cambio arma. A sinistra. Quello. Dove? Fucile. Dove? Sulla aspetta. Sinistra. Dove? Ok, ok, ok. Mi serve. Oh, 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 oh. E mo mi hai rotto un po' le palle, eh. È un po' a fuoco, grazie. Mannaggia santa, devo cambiare arma, ragazzi, perché questa qua non va bene da lontano. Ok, credo di aver fatto un headshot così completamente a culo, pure in questo caso. Ok, ricarichiamo. E volevo vedere se c'erano altre cose da raccogliere. Oh, 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 da dove cazzo? Ah, assoreta. No, ma porca miseria, porca miseria. Non stava a dirmi, devo curare. Ah, mannaggia la pupazza, mannaggia. Niente, mi sono fatta beccare come una demente. Che strapalle, regà. Mo, tutta un'altra roba di stealth. Possibile stealth e robe del genere. Vediamo un po'. Vediamo di passare dall'interno se riesco. Senza farci beccare, ovviamente. Qui ce n'è uno. E che sono un bel po', ragazzi. Quindi io non so se riesco ad ammazzarli tutti andando all'assalto. Non credo. Non credo proprio. Mamma mia, quanti cacchio sono. Oh. E poi, tra l'altro, non so manco se riesco bene a fare stealth. Perché sono gli uni vicini agli altri. Porca paletta. Proviamo ad entrare, ragazzi. Vediamo se c'è, appunto, ci sono vari ripari. Magari riesco a non farmi beccare. Ecco, le ultime parole famose. Questa riesco ad ammazzarla senza che mi veda nessuno. Eccola qui. Niente. Raga, deve andare sempre tutto di merda. Mannaggia santa. Vediamo se riesco ad ammazzarne più contemporaneamente. Che è? Oh. Dov'è? Sono entrati nell'erba. E dai, davvero. Che palle, raga, che palle. Oddio, qua possiamo salire. Fermi un attimo. Possiamo salire. Oh! Mannaggia! Oh! Porca vacca! Sto per morire, sto per morire! Sto per morire! Curati, 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 curati! Mannaggia! Raga, non riesco manco a curarmi. Che palle! E mo basta! Dio santo! Chi è questo? Non si era manco accorto che fossi qua. Ok, una tipa. Ok, colpi per fucile, che è? Aspetta, aspetta. Boni, boni. Sono nostri! Sì, li vedo. Aspetta. Ok. Oddio, che è? Oh! Ma dove cazzo usci? No, dai, ma che strapalle, cribbio! Uffa! Sto rompendo seriamente i maroni, ragazzi, ve lo dico. Ok.
Niente, vediamo se riesco ad evitare il macello, ma è veramente complicato perché questi sono dappertutto, accidenti. Veramente dappertutto, quindi vediamo se riesco a salire. Ecco qua. Niente, stavo dicendo, riesco a salire senza farmi scoprire la puta che te parió! Mannaggia santa! È assurdo, ragazzi. È assurdo tutto ciò. Niente, devo usare la pistola da caccia perché è veramente l'unica che a colpo sicuro... Ah! Che a colpo sicuro li ammazza, Dio santo. Vabbè però, Che palle immense, ragazzi. Ok, stiamo pronti. Tanto, ecco. Oh! Cazzo urli, urla stronza. Ecco qua, pure te, va, vaffancolor. Mo m'avete rotto, ne ho abbastanza. Chi altro vuole arrivare? Venga pure, perché non è finita, ragazzi, ovviamente non è finita. Vedo una luce là in fondo. Restiamo nascosti, cambiamo arma. Vediamo se questo mi serve a qualcosa. Ah, non mi avevano di nuovo scoperto? Assoreta! Ok. Vi aspetto se volete. Vi aspetto qua. Se volete venirmi a cercare, maledetti. Allora, intanto vediamo un po'. Questi non mi hanno rilasciato una mazza. Io non so se provare a scappare direttamente, ragazzi, o se provare ad ammazzarli. Ecco qua, direttamente così, con un colpo in fronte. Questo pure non mi ha lasciato un cavolo. Proverei a scappare, ragazzi, anche se non so la via di fuga da che parte è. Dov'è? Ti vedo. Ah, è quello grosso, è quello che prima mi ha dato pilo... Cazzo, ho sprecato due colpi per pistola da caccia. Non mi ero reso conto che fosse da caccia. Mo basta, mi hai rotto i coglioni. Dove sei? È morto? Chi altro c'è? Ok. Sei ancora con me? Oh, sì. Meno male, ragazzi. Niente, ho dovuto fare un po' di caciara come al solito, ma è andato tutto... Poi è andato tutto bene, a parte il fatto che ho sprecato tipo 50 miliardi di colpi, ma sono dettagli pure quelli, come sempre. Comunque temo che qua in giro non è che ci siano risorse. Fatemi un attimo controllare, ma... Allora, alcol, forbicine che non mi servono, un'altra roba al massimo, un granaggetto. Aspetta, mi servirebbero colpi, eh. Allora, barretta Medikis, scoccetto. Vediamo un po', vediamo un po'. Qua c'è qualcos'altro. Minchia, è grosso sto posto, ragazzi. Colpi per pistola, esplosivo al massimo. Qua dentro c'è qualcosa? Sembrerebbe di no. Va bene, credo di aver controllato tutto quello che potevo controllare. Non mi sembra ci siano altre cose, anzi sì, qua sì. Pistola caccia, ingranaggetti. Ok, qua evidentemente non avevo ancora controllato, ragazzi. Vediamo un po'. Qua più niente, qua più niente. E qua ho controllato. Va bene, ma quindi la nostra rifuga è questa porta, quella porta che avevo visto. Dove era? Di qua. Temo, credo proprio che sia questa, ragazzi. Quindi andiamo, vediamo di uscire da qua. Ok. Vai, sì. Spingi. Quelli. Già, Johanna così. Da che parte? Più avanti c'è una stazione rapida. Possiamo tagliare da lì. Ok. È lontano questo posto, vedi? La strada è ancora lunga. Mamma santa, regà. La strada è ancora lunga, cioè non ci sbrighiamo a mo in pratica ad arrivare dove dobbiamo arrivare. Cioè, vedete? Ripeto, cioè secondo me certe cose avrebbero potuto accorciarle un pochettino, ragazzi, perché comunque le strade per arrivare nei posti dove dobbiamo arrivare sono veramente lunghe, cioè non è uno scherzo, eh. In qualsiasi posto siamo dovuti arrivare c'era veramente da scarpinare un bel po'. Qui dentro. Questa cosa è sui lati positivi ma anche sui lati negativi, ragazzi. Ok, qua c'è un altro banco da lavoro. Pillolette, qua dentro cosa c'è? Non lo so cosa ho preso, vabbè.
Esplosivo al massimo. Ok, ingranaggetti. Sì, aspetta, aspetta. Esplosivo e straccetta al massimo. Allora ragazzi, io per oggi ho finito il mio tempo a disposizione per registrare, ma direi che questo è un ottimo posto dove fermarci, perché riprenderemo da qui la prossima volta e quindi avremo comunque tutta la strada da fare per arrivare in questo benedetto posto che si chiama Haven. Quindi di regola prendere una barca e quindi di regola tornare all'acquario. Poi una volta tornati lì mi chiedo cosa diavolo succederà, perché comunque Lev tra l'altro a Santa Barbara non ci voleva andare, ci voleva andare Yara, che lo voleva convincere, ma alla fine Yara è morta. Quindi alla fine mi chiedo Lev cosa deciderà di fare, cosa succederà con Owen, con Mel. Sarà un bel macello ragazzi, quindi non lo so quanto ci mancherà a vedere come prosegue questa situazione. Però niente, chi vivrà vedrà. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, gli abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao.